Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Lui è la voce del simpatico puffo tontolone di Krusty, il clown dei Simpson. Eros in Pollon, Mignolo in Pinky and the Brain. Ospite a Battiti Animati, Fabrizio Mazzotta. Salve a tutti, qui è Fabrizio Mazzotta, via con l'intervista! E allora partiamo subito, caro Fabrizio, non perdiamo altro tempo. La prima domanda per te, che ormai è diventata una consuetudine, è quella che riguarda la primissima passione per il tuo lavoro. Come ti sei avvicinato al doppiaggio? Mi sono avvicinato al doppiaggio perché da piccolo ho iniziato a fare l'attore in carne e ossa, quindi davanti alla telecamera, alla cinepresa. Poi c'era l'esigenza di doppiarmi da solo, per cui ho conosciuto l'ambiente professionale del doppiaggio e lì poi sono rimasto perché mi piaceva molto il modo di approcciarsi alla recitazione. Sono tantissimi gli attori e i personaggi animati a cui hai prestato la voce e che ci accompagnano da oltre 30 anni, tra cui Krusty il clown nei Simpson, i Puffi Pittore e Tontolone, Ted Carter in Ollie e Benji, Mizar in UFO Robot Goldrake, Wall-E in Ti Voglio Bene Denver, Mostarda in Zero in Condotta, ma la lista è veramente lunghissima, ci vorrebbe una serata intera per ricordarli tutti. Tra quelli che ho citato o altri che hai doppiato, ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente affezionato? Sicuramente quello a cui sono particolarmente affezionato è Eros di Pollon. Fabrizio, tu sei anche un eccellente direttore di doppiaggio, non lo dimentico assolutamente, moltissimi film, le serie TV e i cartoni animati che portano il tuo nome nella direzione, anche qui la lista è lunghissima, ma volevo citarne alcuni che mi sono particolarmente piaciuti, tra cui Inuyasha The Movie, City Hunter, Gintama, Full Metal Panic, Ramma Mezzo. A proposito della direzione del doppiaggio, volevo chiederti se quando selezioni un doppiatore cerchi una caratteristica particolare, un'analogia tra la voce originale e quella del doppiatore italiano. Di base sì, però mi baso anche molto sulla psicologia del personaggio, quindi quanto il doppiatore italiano renda la psicologia del personaggio e ovviamente sì, certo, anche la voce. Fabrizio, tra i vari ruoli che ricopri nel doppiaggio, ce n'è qualcuno che ritieni ti rappresenti di più? A me piace molto raccontare, per cui o che lo faccio attraverso la mia voce o attraverso, come dire, il cast dei doppiatori, devo dire che sia il doppiatore che il direttore di doppiaggio mi rappresenta in ogni caso. Sono comunque lavori artistici che dove tu costruisci un qualche cosa e insomma questo è interessante, mi piace. E Fabrizio, si sa che per essere un bravo doppiatore come te il percorso non è semplice, comunque bisogna avere alle spalle il teatro, la recitazione, però all'ascolto di Battiti Animati so che ci sono moltissimi giovani che aspirano a diventare doppiatori e mi chiedevo se ci sono delle caratteristiche che ritieni fondamentali che si debbano avere per diventare un doppiatore. Per intraprendere questa professione sicuramente bisogna recitare, bisogna saper recitare e comunicare delle emozioni. Non basta saper leggere o avere una bella voce, bisogna avere sfumature in quello che si dice, nelle battute, comunicare appunto emozioni. Prima di lasciarti andare volevo chiederti un'ultima cosa: tra i personaggi che hai doppiato quale ti ha divertito di più? Beh, mi è divertito molto doppiare Eros in Pollon, ma anche Mignolo di Pinky and the Brain, la serie di cartoni di Spielberg, e anche Krusty il Clown. Devo dire che quando ci sono personaggi interessanti mi diverto molto a doppiarli. Grazie di cuore a Fabrizio Mazzotta. Grazie mille a tutti, a Voci FM Radio, e un salutone e a presto da Fabrizio. News dal mondo della voce, radio, doppiaggio. Voci.fm, il magazine.